Ore 4. Pulire i sensori di dislivello. Allontanare l'unità principale da eventuali dislivelli. Quindi riavviare. Eccoci qua, l'errore l'avete visto, i sensori di dislivello ovviamente sono puliti e quindi vediamo se riusciamo a ripararlo. Ancora prima di smontarlo ho acquistato su AliExpress un kit di sensori destro e sinistro perché sono diversi, perché è sempre bene fare le cose diverse. E andiamo a smontare l'aggeggio e vediamo se sono rotti questi o se c'è qualcos'altro. Vado a togliere tutti i pezzi che si possono rimuovere senza attrezzi. Tre viti di qua e tre viti di là. Questa è più lunga. Allora, ci sono due viti sotto i gommini, una qua e una qua. E qua non mi piace perché queste sono smollate. Non sono smollate, ma non vorrei che sia stato già aperto, perché questo l'ho comprato usato sperando di ripararlo. Qua ci sono quattro viti per togliere il sensore LIDAR, dovrebbe essere questo laser. Giriamo. Questo è già stato aperto, purtroppo è già stato aperto. Vabbè, speriamo bene. Stacchiamo la batteria. Il connettore col gancetto qua. Praticamente bisogna disassemblare tutto. Qui c'è una vite. Non so se ho chiuso troppo, cosa ho combinato. Rimuovo le quattro viti che tengono il supporto della spazzola. La ruota è in castro, basta fare un po' di leva e viene via. Qui per togliere la ruota bisogna girare e c'è una vite. E girare dall'altra c'è l'altra vite. Adesso tolgo tutte le viti qua sulla parte anteriore. Ok, adesso questo dovrebbe venire via. Così. Adesso qua ci sono una vite che ho già tolto, una qua dentro e una qui dentro. Si può rimuovere questo. Queste sono così, quella piccolina ai lati, quella alla testa più grossa e questa qui sopra. Qua ci sono questa, questa e questa. E ce n'è anche una nascosta qua sotto. Allora qua io ho staccato questo provando ad alzarlo, ma in realtà si toglie questo e questo viene giù. Questo va qua. Ok, poi c'è questo ferretto qua. Da far passare. No. Di che si può alzare. E scollegare questo. Adesso tolgo questo, che sono tre viti. Ok, spostato là. E adesso ci sono un'altra serie di viti tutte sul bordo, poi penso anche queste. Queste sono le viti tolte, praticamente quelle sul contorno sono lunghe,
e queste qui centrali sono corte, qua me ne è rimasta dentro una, vabbè, ecco, è uscita, ce n'era una sopra qua. Questo è il morto, speriamo che non sia morto per davvero. Allora i sensori sono 1, 2 e 3, 4, 5 e 6, quindi per togliere questo devo togliere anche la parte del motore di aspirazione, quindi direi di procedere. Ok, qua qualcuno ci ha messo le mani, qua c'è il codice, mettiamo lo stesso codice, togliamo anche questo che tanto quando si pensa di risparmiare tempo a non togliere tre viti fan danni, gli diamo anche una soffiata. I destri e i sinistri sono contrassegnati da A e B, A è da questa e B è dall'altra. Provare a cambiare solo uno, qua che hanno lo scotch, non riesco a toglierli senza, bisogna staccare tutto. Qua è una riparazione alla merda maniera. Sto peso, tolgo un peso, questo è il sensore del bumper, qua è tenuto da tre vitine piccoline. Bon, adesso ho tolto 1, 2, 3, però questo cos'è? Però devo svitare anche sto portacavi qua. Lasciamolo dentro. Bon. Adesso qua vediamo di fare delle riprese un po' bene nel casino lo stesso. Allora qua abbiamo il sensore. Passa sotto lì. Qui devo rimuovere anche questo, vi accontenterete delle riprese come vengono. Ok, basta sfilarlo in su, perfetto. Quindi qua abbiamo liberato tutto, ok, bene, così. Questo è il quanto. Qua è la riparazione che era stata fatta prima, che mi auguro sia la causa del problema. Prendiamo il sensore nuovo. Devo recuperare questo. Così. Bisogna metterli anche in ordine, probabilmente sì. Allora, questo qua, che è ugnolo, è il primo. Questo è B. Perché è B? Ah, B. Allora il B va qui. Così. Tac. Giù, poi va sotto qua, c'è un incastro. Facciamo vedere. Va dentro là. Poi deve passare qua, immagino. Poi abbiamo il 2 che è là. E va qua. Da che parte però? Così. Ok.
praticamente i forellini qua vanno all'esterno. Qua abbiamo questo, così, questo va sotto e va qua giù. Ok, è andato. Quindi questo va qua, questo va là, questo poi deve andare fuori là, che devo agganciarmi dopo, così. Ok, ci siamo, e questo va lì. Devo di far vedere, il cavo passa lì, qua presumo passi qui dentro. Poi bisogna fare in modo che non prenda dentro. Là, qua passa sotto per arrivare laggiù all'ultimo sensore. Adesso posso rimontare questo, direi. Tanto se devo cambiare quello di là non mi dovrebbe dare fastidio. Questo deve passare giù così. Allora, diciamo che da una parte sono contento, perché visto che era pieno di umidità sto robot, temevo che fosse un problema sulla scheda madre che probabilmente non sarei riuscito a risolvere. Invece, avendo visto che avevano già trafficato con i sensori di dislivello, questa va qua, ma la mettiamo dopo. Adesso qua andiamo a cambiare questi. Questo è libero perché il cavo ci passa sopra e quindi non abbiamo problemi. Questo è lì, questi qua sono più facili, qua sono decisamente più facili, quindi non so se riesco a fare le riprese. 1 2. E 3. Diciamo che il destro e il sinistro si riconoscono anche perché uno ha un sensore in più da agganciare. Potrebbe anche essere buono, ma chi si fida a rimontare quello lì? 1. Questo va per forza qua. E questo va qua. Dentro qua. Ci siamo, voilà. Ok, adesso posso rimettere il peso, riposizionare la scheda, ma no, prima questo, cioè questo e quello, riposizionare questo. Ok, qua, questo era qua dentro. Qua, prima di mettere le viti, colleghiamo di nuovo tutti i cavetti. C'è uno speaker che è saltato giù, non era qua dentro. Va qua, questo va, va qua. Qua. Bene, qua mi manca il coso, dovrebbe essere del motore. 1. Bon, procedo nel rimontaggio, rimetto la ventola qua e il resto non credo che vi serva. Ho rimontato praticamente tutto, ho lasciato da parte i coperchi superiori in caso lo debba rimontare. Già che si accende è una bella cosa. Dai vecchio, dammi un po' di soddisfazione. Pronti? Via. Avvio della pulizia. Promette bene. Sì, dai, a posto.
Vediamo se sulla scala si ferma. Vediamo se mi cade giù per le scale. Si è fermato a 1 chilometro, come mai? Vabbè. Comunque spero il video vi sia stato utile e ciao al prossimo video. Faccio una considerazione: a me par strano che questa vite qua sia più lunga e tutte le altre uguali. Probabilmente quando l'hanno smontato e rimontato, questa l'hanno messa nel posto sbagliato. Non sono sicuro di sta cosa, ma io la rimetto qua.